Buonasera, benvenuti a questo evento dedicato alla nostra città e da tutti coloro che ci seguono ovunque nel mondo attraverso questa diretta televisiva. Mi riservo di porgermi un breve saluto al termine di questo concerto e così cedo la parola a Sua Eccellenza il Vescovo Francesco Lambiasi per il primo saluto di questa serata. Buonasera, buona serata, benvenuti tutti a questo concerto natalizio. Come avrete potuto vedere già dal programma, si tratta di canti, di musiche, tutte scritte da autori di musica sacra. Non vi sembri allora né irriverente né irriguardoso se io mi permetto di leggervi una pagina di un autore, uno dei padri dell'ateismo contemporaneo, Jean-Paul Sartre. Quando era in un lager nazista nel lontanissimo 1943, e i compagni di prigionia gli chiesero di scrivere una sacra rappresentazione. Da un appunto che fu pubblicato poi in italiano nel lontano 1970, leggo questo frammento. «Approfitterò di questa tregua», scriveva l'autore, «per mostrarvi il Cristo nella stalla». La Vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che bisognerebbe dipingere sul suo viso è uno stupore ansioso che non è apparso che una volta su un viso umano, poiché il Cristo è il suo bambino, la carne della sua carne e il frutto del suo ventre. L'ha portato 9 mesi, e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. E in certi momenti la tentazione è così forte che lei dimentica che è Dio. Lo stringe tra le sue braccia e gli dice «Piccolo mio», ma in altri momenti rimane interdetta e pensa «Dio è là» e si sente presa da un orrore religioso per questo Dio muto, per questo bambino terrificante. Poiché tutte le madri sono così attratte a momenti davanti a questo frammento ribelle della loro carne che è il loro bambino e si sentono in esilio davanti a questa nuova vita che è stata fatta con la loro vita e che popolano di pensieri estranei. Ma nessun bambino è stato più crudelmente e più rapidamente strappato a sua madre, perché egli è Dio ed è oltre tutto ciò che lei può immaginare. Ed è una dura prova per una madre aver vergogna di sé e della sua condizione umana davanti a suo figlio. Ma penso che ci sono anche altri momenti rapidi e difficili in cui si sente nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo piccolo, e che è Dio. Lo guarda e pensa, questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne, è fatta di me, ha i miei occhi, e questa forma della sua bocca è la forma della mia, mi rassomiglia, è Dio e mi assomiglia. E nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei sola. Un Dio piccolo che si può prendere nelle braccia e coprire di baci. Un Dio caldo che sorride e respira. Un Dio che si può toccare e che vive. Ed è in questi momenti che dipingerei Maria se fossi pittore e cercherei di rendere l'espressione di tenera audacia e di timidezza con cui protende il dito per toccare
la dolce piccola pelle di questo Dio bambino, di cui sente sulle ginocchia il peso tiepido e che le sorride. Questo è tutto su Gesù e sulla Vergine Maria. Penso di aver fatto bene a leggere questo frammento, perché a noi che, non in modo trionfalistico, ma in modo umile, perché ci è stato fatto questo dono, il dono della fede, possiamo imparare a prepararci al Natale proprio come si è preparata Maria. E penso questo sia il momento più bello, quello della contemplazione. Contemplare è una parola che sappiamo deriva da tempio, templum, contemplare, perché il tempio veniva costruito su un pezzo di terra guardando il cielo, il volo degli uccelli. Dunque il tempio, questo nostro splendido Duomo, è un pezzo di cielo che è stato ritagliato sulla nostra terra. E questa sera questo tempio diventa davvero la casa di Dio e dunque la casa nostra. Benvenuti e buon ascolto. A questo punto cedo la parola a Gabriella Vitri, presidente Soroptimist Rimini, che ha collaborato alla realizzazione di questo evento, e Carla Amadori, presidente del Lions Rimini Ost, il club che ha la paternità di questo straordinario incontro tra la musica e la solidarietà. Gabriella? Scusate, ma devo mettere gli occhiali. Buonasera a tutti. A nome del Soroptimist Club di Rimini, associazione internazionale di donne attive nelle professioni, ringrazio veramente di cuore tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell'evento musicale di questo pomeriggio. Il Lions Club Rimini Ost, con la presidente Carla Amadori e l'amico Daniele Bacchi, promotori della manifestazione, i musicisti e non da ultimi i numerosi e qualificati sponsor, veri e propri sostenitori della cultura abbinata alla sostenibilità, alla solidarietà. Il concerto nella nostra cattedrale quest'anno coincide con un momento sociale ed umano di allarmismo e preoccupazione, dal dopo Covid alla guerra in Ucraina. Ciononostante, il concerto di Natale dimostra e detiene tutto il simbolo della voglia di ripartenza e di speranza. La Cattedrale dei Riminesi, il nostro tempio malatestiano, ha accolto nel corso degli anni grandi nomi dell'arte e della musica. È un luogo sacro per eccellenza della nostra città e veste di sacralità anche questo evento. I club service hanno l'obbligo di mantenere viva ed accesa questa tradizione come una fiamma per tutto il dinamismo che riesce a creare, per la voglia di fare, ma soprattutto di dare, che porta un'intera comunità a stringersi insieme, gli uni aiutando gli altri, come in un grande villaggio. Oggi, tutti insieme, nel presenziare al concerto, che inizierà a breve, cogliamo il segno della ripartenza e della speranza per guardare con ottimismo al vicino 2023. Buona festa dell'Immacolata e auguri di buon Natale a tutti voi. Grazie. Cari amici, care amiche, graditi ospiti, sono Carla Amadori, la presidente del Lions Club Rimini Ost. Benvenuti a questo evento, in questa grandiosa basilica, nota come Tempio Malatestiano. Io questa sera vi porto i saluti del nostro Presidente della Repubblica, il quale ci augura
buon Natale e buone feste e si auspica il buon esito di questo evento. Io ringrazio in modo particolare coloro che ci onorano della loro presenza, soprattutto il Vescovo, la Diocesi di Rimini, il Sindaco, il Questore, e un pensiero va a coloro che ci ascoltano da lontano, in modo particolare il nostro Governatore che è Francesca Ramicone e il nostro Vice Governatore che dovrebbe essere qui a breve, Mario Boccaccini. Inoltre un saluto va anche alla past governatrice che è appunto Francesca Romana Vagnoni che ci ascolta ed è in diretta insieme a noi. Io ringrazio in particolar modo coloro che hanno reso possibile questo evento, in particolare coloro che hanno collaborato come ad esempio l'Esor Optimist, il Lions Club Malatesta, ma in particolar modo soprattutto tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo evento e soprattutto hanno reso produttiva una ottima raccolta per il banco alimentare, per coloro che sono più fragili e più deboli in un periodo come questo. Io vi lascio questa sera alla bellezza della musica e soprattutto vi ricordo che abbiamo avuto quest'anno per la prima volta da Roma un riconoscimento, il patrocinio del Ministero della Cultura, che per noi è un grande onore. E soprattutto desidero lasciarvi poi all'ascolto e alla bellezza della musica e spero che la musica di questa sera, ringraziando in modo particolare i musicisti, il coro, spero che insieme alla luce del divino possa arrivare al profondo dei nostri cuori per farci vivere un Natale diverso, un Natale tutti insieme, soprattutto per dirimere i conflitti che nel mondo ci sono e per riportare un po' la pace. E quindi io vi auguro un buon ascolto, ma soprattutto vi invio a tutti quanti un grande abbraccio, perché effettivamente spero che sia per voi un Natale diverso e soprattutto col nostro motto, che è quello vi serva, di una grande profonda umanità, come quest'anno è avvenuto con i grandi sponsor che ci hanno aiutato e sostenuto. Io vi lascio alla bellezza dell'ascolto e cedo la parola al nostro promotore di questo grande concerto, che è Daniele Bacchi. Grazie. A questo punto iniziamo il concerto. Non applaudiamo mai durante le esecuzioni, ce lo riserviamo per la fine, così il momento diventa più bello. Grazie. Buona serata a tutti. Thank you.
improvvisamente un germoglio rinverdisce. È Cristo. È Lui che germoglia e fa germogliare. Oggi, come allora, ci è dato di riconoscere e imparare dai germogli che Dio suscita continuamente in noi, nella Sua Chiesa e nel mondo. È quanto si percepisce bene in questo canto l'Adventi Enek del compositore ungherese Zoltán Kodály, che rispettando la melodia dell'inno gregoriano Veni, Veni, Emmanuel, inizialmente all'unisono, improvvisamente sboccia in un'esultante polifonia vocale e da lì caratterizza tutto il seguito. Gaude, Gaude, Emmanuel, nascetur pro te, Israel, rallegrati, rallegrati, Emmanuel nascerà per te, o Israele. Thank you.
Dalla prima domenica d'Avvento alla festività della Candelora, la Chiesa intona questa bellissima antifona mariana composta dal monaco tedesco Ermanno Lo Storpio. Il mottetto a quattro voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina, l'Alma Redemptoris, è introdotto dall'incipit gregoriano, come allora si usava, e posa lo sguardo esaltando alcune parole, su tutte la parola Mater, una emozione così intima da far sembrare che la musica lì si fermi. E poi tu que genuisti, con quel bellissimo e palpitante tu, un tu possibile perché donato, e infine il conclusivo peccatorum misere, ripetuto ben otto volte nell'ultimo ingresso alla voce acuta, trova nel mi di miserere una improvvisa fitta di dolore di chi avverte fino in fondo il proprio peccato prima che il canto torni nella pace. Dall'ascolto di questo che è stato chiamato manto della Madonna in musica, tessuto in profonda unità nell'andamento morbido e caldo, ci troveremo abbracciati dal suo tenero sguardo, come ricorda San Bernardo rivolgendosi a Maria: la strada del cielo si accorcia se passa attraverso te. Thank you.
Abbiamo ascoltato la marcia dei Re Magi di Oreste Ravanello e ora ascolteremo dal coro il Gloria in Excelsis Deo di Tomás Ruiz de Victoria. La lauda spirituale natalizia che ora eseguiremo, Apparir del sempiterno sole, è dedicata alla Madonna del Presepio in Santa Maria Maggiore a Roma. Non sappiamo bene se questo brano del compositore, dell'altro compositore spagnolo, Francisco Soto de Langa, sia stato composto su suggerimento di San Filippo Neri, che lui conosceva. Ma l'esuberante freschezza che scorre tra queste note emana davvero lo spirito del suo carisma, così contagioso, così vibrante di letizia, quello stato d'animo pieno di respiro e libertà di uno che è certo della sua felicità. Thank you.
ascoltando O Magnum Mysterium, come ascoltando tutte le musiche del più grande polifonista spagnolo del Cinquecento, sorge una domanda: come si fa a comporre così? Stiamo parlando di Tomás Luis de Victoria, di cui abbiamo sentito un altro brano poco fa. Anche lui era amico di Filippo Neri e vive profondamente il mistero della nascita di Cristo e lo contempla affascinato. Questo è il segreto di De Victoria, la contemplazione, che è domanda, domanda che la grazia continui a essere presente per me. Ascoltiamolo anche noi con il medesimo stupore. Quando la Cappella Malatestiana intona nelle grandi funzioni il Credo Gregoriano III, al giungere del Et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine et homo factus est, abbandona momentaneamente il Gregoriano e incastona queste parole in un brevissimo polifonico omoritmico tratto dal Credo della Missa Pange Lingua del grande compositore cinquecentesco franco-fiammingo Josquin des Prez. Et incarnatus est, una sospensione di ritmo, testo e melodia
all'interno del Gregoriano, dilata sensibilmente lo spazio-tempo e permette così di sostare, contemplare, adorare il mistero dell'incarnazione. Ed ora di Jules Massenet, Méditation de Thaïs per organo. Thank you.
prossimo brano, Fermarono i cieli, è stato composto da Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il titolo allude a un passo del Vangelo apocrifo di Giacomo, dove San Giuseppe racconta in prima persona i suoi ricordi di quella magica notte quando l'universo si fermò per un attimo proprio nell'istante in cui Gesù venne al mondo. Da qui il sottofondo del coro, quasi fermo, ammutolito, che canta a bocca chiusa, ma la vita che da quella notte ha cambiato la storia ricomincia a scorrere. Così, a metà canto, Maria, madre dolcissima, intona un dormi, dormi, una tenera melodia con cui addormentare suo figlio, il bambino Gesù. Immergiamoci anche noi in quel momento che ha cambiato per sempre il mondo. I cieli immensi narrano. Questo canto composto da Benedetto Marcello fa parte dell'estro poetico armonico, una raccolta dei primi 50 salmi della Bibbia da lui musicati. Marcello, che nella sua vita non aveva mai scritto musica sacra, si decise a farlo come voto per ottenere la grazia di una guarigione in seguito a una brutta caduta.
Intriso di una leggerezza tipicamente veneziana, questo canto diffonde nell'aria una leggiadra e gioiosa freschezza, esaltando con linee melodiche e semplici le meraviglie del creato espresse nel Salmo 18. Noi che misticamente rappresentiamo i cherubini e cantiamo alla Trinità vivificante l'inno santo, 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 deponiamo tutte le preoccupazioni di questo mondo. Amen. Per ricevere il Re dell'universo, scortato invisibilmente dalle schiere degli angeli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il grande adagio iniziale di questo canto polifonico intitolato Izze Cheruvimi è diviso in due zone ben distinte. Sopra, una nuvola estatica di luce coi soprani contralti e tenori, e sotto il movimento sicuro e profondo verso il grave dei bassi. Man mano che ci si addentra nel testo, poi si ricompatta il coro. Dopo la min centrale, la dinamica si esalta in un potente allegro maestoso e poi si conclude nell'affastellarsi dei tanti alleluia finali. Ci troveremo così immersi in una grande e vasta luce di suoni avvolti vocalmente da infinite ali di angeli. Oh.
Il prossimo è il secondo brano che intoniamo stasera, composto dal santo campano Alfonso Maria dei Liguori. È il canto natalizio più sentito della nostra tradizione, scalda il cuore, rendendo ancora più speciale la tenerezza di questa festività. Non serve che io vi dica il titolo. Ma dove sta il segreto di questa splendida ninna nanna che commuove a qualsiasi età, dai più piccoli ai più grandi? Come Gesù bambino consegna la sua vita nelle braccia della mamma, così noi affidiamo la nostra nelle braccia di Gesù. Per questo possiamo dire a tutti buon Natale. Thank you.
E ora la toccata e fuga di Dietrich Buxtehude per organo. Thank you.
Questo che abbiamo appena ascoltato è il brano di apertura dei 12 pezzi che compongono il Gloria per soprano, contralto e orchestra del nostro grandissimo Antonio Vivaldi. Una musica, la sua, che ci fa sperimentare come solo assaporando e gustando anticipatamente tutta la grandezza e la magnificenza della gioia divina, gli uomini possono esprimerla con tanta energica e certa baldanza. E ora, e infine, proseguiamo con l'ascolto di Hark, the Herald Angels Sing. Ascolta, gli araldi angeli cantano, gloria al re appena nato. Con questa decisa esclamazione inizia il canto diviso in tre strofe. Nella prima gli angeli raccontano la nascita e nelle successive ne danno le ragioni. Così la palpabile e accattivante eccitazione che trapela da queste note rende la musica decisamente coinvolgente. Questo canto natalizio, questo vigoroso inno inglese, una specie di marcia dal passo largo, ci invita con festosa esultanza a unirci al trionfo dei cieli per proclamare con le schiere celesti: Cristo è nato a Betlemme. Volevo ringraziare in modo particolare il nostro attore e regista Silvio Castiglioni per averci concesso e regalato la sua voce stasera. Grazie Silvio.
Bene, lo sapevo che andava a finire così e ho scritto quello che volevo dirvi perché altrimenti non ce l'avrei fatta. Filippo è stato uno degli artefici di questo grande risultato. Ringrazio lui e ovviamente ringraziando lui ringrazio tutto il coro. Naturalmente vi voglio ricordare Roberto Cevolani alla tromba. Che fa parte di questo concerto per la prima volta, e Roberto Toriani, organo, che invece è con me fin dall'origine, e così come Aldo Maria Zangheri che ha eseguito. Ha eseguito la meditazione del Thais insieme a Roberto Toriani. Come vi ho detto prima, avevamo tanti amici che ci seguivano da lontano, e davvero da tutta Italia, abbiamo la certezza anche da tante parti del mondo, e in particolare durante l'esecuzione del concerto ci è arrivato un altro saluto dagli Stati Uniti, da Miami. Un nostro amico, il notissimo neurologo italiano, il professor Antonello Bonci, che molti conoscono perché opera anche qui a Rimini, ci invia i suoi auguri da là e ci ha seguito. Quindi ci uniamo a lui e a tutti gli amici lontani che però sono insieme a noi attraverso questa diretta per porgere a voi un sentitissimo ringraziamento. Ci avete dedicato il vostro tempo e avete reso migliore la nostra giornata. Tutti insieme abbiamo un desiderio, una speranza e un sogno. Il nostro desiderio è stato... Mario Boccaccini, vorrei che venisse qui con me. Mario è il nostro secondo vice governatore e per tanto tempo si è occupato del Banco Alimentare. Qui abbiamo anche degli altri amici che sono il presidente del Banco Alimentare. E ci uniamo tutti insieme in questo ragionamento. Il nostro desiderio è stato quello di mettervi a disposizione quanto di meglio sappiamo fare, con tutto il nostro entusiasmo. La nostra speranza è che il vostro gradimento si trasformi in una generosa donazione per raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti sostenendo il Banco Alimentare Emilia-Romagna, che si occupa del sostentamento di tante famiglie. Poi c'è il sogno. Il sogno è quello che in un tempo breve abbiano fine ingiustizie e disuguaglianze e restino solo il canto e la musica. Affinché si avveri tutto questo, questo sogno serve di più di quanto abbiamo realizzato questa sera, ma ci stiamo lavorando. E nell'attesa vi facciamo una promessa che potete già segnare sul calendario. Ci rivediamo qui, tra un anno esatto. Stessa data, stessa ora. Buona serata a tutti e grazie. Due ultimissime parole. Brevi, brevissime. A che cosa servirebbe che Cristo fosse nato a Betlemme se poi non nascesse o rinascesse nel tuo cuore? Sono parole di un mistico medievale che mi permetto di condividere con tutti e con ciascuno di voi. Buon Natale e un sereno anno nuovo a tutti. Thank you.